Buonasera Massimo. Buonasera, buonasera. Vuoi parlare dei mondiali? Ma... Hai detto Tonino carino e bello. Quindi Tonino, devi dire, no, è stata una serata drammatica. Ho visto Ramaccioli. Ho detto ci potevamo incontrare in una serata qua diversa. Dove sei? Dov'è il grande? Tu sei milanista, Massimo? Guarda, chi è che ha detto Juventino? Avrei potuto essere anche milanista, purché non interista. Non interista. Nella vita bisogna soffrire. Dove stanno gli interisti? Eccoci! Signora, qua devo prendere una... sembra di stare a Venezia di sopra. Ci avete messo una roba che è pericoloso anche camminare. Tonino, non è che hai fatto un trabocchetto. Signora, lei venga qui, che le faccio un pronostico. Secondo me l'Inter il prossimo anno può vincere lo scudetto. No, lo penso così, perché il Milan l'ha messo a meno 15. Noi ormai per 10 anni non arriveremo. Se non vince il prossimo anno, Moratti non so che deve fare. Non lo so, faccia lei. Gli ho detto a Moratti che mi prende come giocatore, tanto ormai... Senti, tu sei espertissimo di calcio. No, io soffro, stasera sono a meno 30. Sì, cominciamo bene. Neanche in A, sono a meno B, meno C. Massimo, ti vediamo a domenica in anche il prossimo anno. Hai fatto una stagione straordinaria, divertente. Siamo divertiti, ho fatto grandi successi, bene, molto divertente. Vuole dire altro? Che ha detto i rapporti con la veniera? Non so dire. Vuole sapere i rapporti con la veniera? Forse è lui che abbiamo tanto rilavato, no? C'è un grande personaggio, ha vinto quattro volte su quattro, ha vinto ma tutto meglio, quindi per noi c'è un ottimo direttore. Allora, tra calcio, prodotti tipici alimentari, prodotti tipici, è arrivato Guarino con un 10.000 punti, cosa c'erano? Tutti i tartufi, dove sei Guarino? Eccolo qua. Però non mi hai detto, mi dicono che il tartufo da mettere in freezer ci vuole il burro intorno. No, il riso no. Oh. Chi è che mi sa spiegare io devo mettere in freezer? Il tartufo è un'opinione, ognuno ne dice una. No, eh? Io l'ho messo, un'opinione. No, però io l'ho messo in riso col riso, dopo 3 giorni sono andati a male. Io sto dicendo nel freezer vanno messi da soli o con un po' di burro intorno? Che ne so, dicono, Ghissani dice che bisogna metterci il burro intorno. Ghissani, oh, è delle vostre parti, è mica lontano da qua. Nessuno sa dire se si mette il burro? Non si mette? Sapete chi sa mettere veramente però tutto in cucina? E noi l'abbiamo voluta qui per questo? Vero. Perché di cucina si intende in modo particolare, soprattutto in quella italiana? E tra l'altro è anche interista? Vabbè, questa non è una colpa però. Vabbè, lo dici così. Danny Mendes! Danny! Qui vi voglio... C'è qualcuno che ha già perso 10 diottrie a guardare. Facciamo una sfilata, Paolo? Prego, insieme. Signori, è una sfilata storica. Facciamo popopopopero. Guardate che gioielli vi abbiamo portato. Una delle donne più affascinanti che ci siano. Un viso. E gli uomini ricordano soprattutto il colore degli occhi di questa donna. Quanti cuori infranti. No, vada avanti perché anche laggiù vogliono vedere qualcosa. Ecco, certo che guardarla da dietro è un panorama squisito, ha due spalle, le spalle fantastiche. Non fare del male al fotografo che ha già perso di tutto, venga. Ha visto come Paolo ci ha accolto in questa serata? Allora, buonasera a tutti, abbiamo sentito un applauso, l'avete fatto per Giletti, per Tonino, vediamo se... Ah! Grazie della presentazione Massimo. Devo dire sì, sono orgogliosissima di essere interista, quindi poveracci, ecco io il mio gruppetto, ecco lì là, quindi la farai tu fare. Allora, che dire, speriamo bene, visto che negli anni si sono beccate soltanto delle belle testate, quindi speriamo negli anni prossimi. Però noi siamo a parlare di Italia, di quello che è la moda stasera, quindi vedremo Ecco, tu hai fatto dopo Miss Italia, cara Delia, hai fatto una marea di sfilate. Qual è il tuo
stilista preferito? Ce n'hai uno in particolare che ti piace? Ma devo dire, prediligo gli stilisti italiani sicuramente, adoro l'estrosità di Roberto Cavalli, amo molto Alberta Ferretti, Gianfranco Ferré, ma anche i giovani talenti devo dire che non sono niente male, da Antonio Marras, Alessandro Dell'Acqua, quindi ce ne stanno sicuramente tra diversi. Tra le tante sfilate che hai fatto, Piazza di Spagna, eccetera, qual è la sì. più che ti ha... Ma devo dire che i posti in questo senso, adesso siamo qua in questa bella cornice, devo dire che l'Italia sicuramente non manca a livello di cornice. L'ultima sfilata che ho fatto è stata la Core a Taormina, devo dire che le cornice che trovo in Italia è un po' difficile trovare da altre parti. Il tartufo della zona qua l'hai già conosciuto come... Ma... con Massimo devo dire che ci siamo intartufati. Spieghiamo bene perché non vorrei che potesse. Ma no, ma purtroppo abbiamo gustato i piatti tipici. Ecco, così va già meglio perché qualcuno potrebbe pensare beato, no, questa no, tartufazione, no. Questa cosa. Domani in prima pagina della Repubblica Gilletti intartufa la Mendez. No. Magari. Non siamo le parole, comunque parla. Magari. No, allora io direi di dare inizio a questa serata. Volevo ricordare che per fortuna non ho fatto soltanto la modella, ma ho fatto questa bellissima esperienza anche in Rai, in Un posto al sole, un'ottima vetrina a livello di quello che è la mia carriera professionale, e prossimamente in autunno in una fiction di Rai 1, Provaci Prof 2 con Veronica Pivetti, quindi insomma provaci, una bella ancora prof. Grazie Paolo. Grazie, buona estate, grazie. Massimo Gilletti, Danny Mendez, Tonino Carino. Tonino, baci. Tonino, intartufiamoci mentre vediamo la sfilata. Vieni, dammi lezione. E allora adesso è il momento di dare spazio alla moda, perché questa passerella è il luogo ideale, oltre che per le nostre chiacchiere, sicuramente per il momento della moda. La presentazione delle nuove collezioni primavera-estate 2007 di Italia Fashion, prima fra tutte il marchio Maggie Denim Style, poi Fiorucci e infine Zazza La Whisky. Nell'augurarvi un buon divertimento da parte di tutti noi, ringraziando ancora gli amici di Italian Fashion, di Radio Veronica e i padroni di casa di questo luogo meraviglioso, buona serata, buona estate e viva e vai con la moda! Buona estate a tutti!